Allora, buona giornata a tutti, benvenuti. Mi fa piacere che siete numerosi, ci siete tutti. Grazie di esserci. Allora, io intanto vi porto i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco che per motivi istituzionali oggi non poteva essere presente, ma ci teneva tantissimo per sottolineare una delle tante cose belle che le amministrazioni in sinergia con la regione fa partire e che magari non fa notizia, però potrebbe essere molto utile. Quante volte noi ci sentiamo dire: ma la vecchietta come fa? No? Con pagamento digitale, con il pagamento online, con lo SPID, questa brutta parola, no? E spesso viene presa come scusa per frenare, diciamo, lo sviluppo che purtroppo è diciamo, l'indirizzo dove stiamo andando tecnologicamente. Noi boomer, io mi considero tale, diciamo, a fatica, però diciamo, cerchiamo di stare dietro un po' all'evoluzione. Oggi un assegno bancario non esiste quasi più praticamente, no? Lo stesso telefono viene usato molto come telefono, viene usato per tutto meno che per il telefono. Se voi fate una telefonata, difficilmente vi rispondono subito al primo colpo. Se va bene, vi lascio un messaggio, eccetera. Per cui voglio dire, la tecnologia sta andando avanti. Questa è una risposta che il Comune di San Benedetto, diciamo, che la Regione ha messo a disposizione, e noi come Comune siamo orgogliosi di aver aderito prontamente. Poi nei tecnicismi entrerà l'assessore sia regionale che l'assessore Lina Lazzari. Io mi preme dire che questo facilitatore faciliterà tutte le persone di buona volontà. Diciamo che non avremo più tante scusanti per giustificare magari alcune carenze che a volte utilizziamo per frenare questo sviluppo tecnologico. Ringrazio l'assessore Antonini per la presenza e soprattutto penso che ce ne saranno altre di conferenza stampa su tutta la regione perché riguarderà tutto, di aver iniziato questo percorso qui a San Benedetto. Per cui grazie Andrea e penso che passo la parola a loro affinché possiamo entrare più nei tecnicismi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Fa molto piacere iniziare, come ricordava Vice Sindaco Capriotti, che saluto insieme all'assessore Lazzari, alla direttrice Spinelli e a tutti i presenti. Fa molto piacere iniziare qui a San Benedetto per vari motivi, perché di fatto sono più o meno a casa, no? Quindi non è un caso in un certo senso che iniziamo proprio da San Benedetto, dove comunque c'è sempre una grande attenzione verso le innovazioni, verso la tecnologia. È una città che guarda alla modernità, alle potenzialità della digitalizzazione, dell'innovazione in generale, perché proprio di questo parliamo, cioè un'iniziativa che il nome è Bussola Digitale, orientiamo le marche verso nuove competenze digitali, un'iniziativa che la Regione, il servizio digitalizzazione, diretto dalla dirigente, qui alla mia sinistra, la dottoressa Serena Carota, ha, diciamo, creato, intercettando un fondo del PNRR, un fondo di 3,2 milioni, quindi 3 milioni e 200 mila euro, che ha coinvolto praticamente buona parte dei comuni della Regione Marche, delle università, dei centri di tutela del consumatore che hanno messo a disposizione dei luoghi fisici per dare la possibilità a delle persone che hanno una formazione adeguata ovviamente all'utilizzo della digitalizzazione di facilitare, infatti persone che definiamo proprio facilitatori digitali, di facilitare
l'accesso, l'utilizzo, ma anche la trasmissione di competenze legate proprio alla digitalizzazione e all'uso di tecnologie. Questo perché? Perché appunto, come diceva Tonino, c'è una oggettiva difficoltà per molti, soprattutto chi è che non è nato proprio con l'era del digitale, di acquisire competenze, conoscenze, non solo dal punto di vista, diciamo, pratico, che già niente non sarebbe, cioè sapere come funziona praticamente l'accesso a determinati siti per poter accedere a dei servizi, perché sostanzialmente è questo, cioè il digitale ti aiuta, ti facilita l'accesso a dei servizi senza, diciamo, raggiungere fisicamente determinati luoghi. Questa è una parte, ovviamente, però soprattutto per quando parliamo di servizi per i cittadini, di reti cittadini, sostanzialmente è l'accesso a dei servizi in maniera immediata, facilitata, da una postazione, da un computer, da un cellulare, da un tablet, utilizzando determinati codici, utilizzando delle chiavi d'accesso, e quindi accedere a questi servizi in maniera istantanea, veloce. Uno può farlo anche alle 4 di mattina se soffre di insonnia, senza dover andare magari fisicamente, recarsi in degli uffici in determinati orari, chiusi il sabato e la domenica, eccetera. Ora, non è solamente questo, che ripeto, già poco non sarebbe, ma è proprio una possibilità di comprendere anche quelli che sono, proprio centrare culturalmente nel mondo del digitale, che nonostante una difficoltà ovvia, ripeto, per chi non è nato nell'epoca digitale, per chi non ha avuto, diciamo, una certa familiarità fin da subito, però effettivamente è proprio un cambio di mentalità, è un cambio culturale, ed è una grande anche opportunità di protezione dei propri dati personali, di sicurezza. Cioè, è l'esatto contrario di quello che uno spesso si immagina, no? Cioè, io do i miei dati, entro in un circuito e vengo, invece sono, c'è un discorso di sicurezza, di privacy molto molto alto da questo punto di vista. Quindi, diciamo, si creano proprio veramente le condizioni di avere uno strumento importante per semplificare la propria vita, cioè per renderla, viviamo di pieni di carte, di burocrazia, di tante difficoltà dovute al fatto che più andiamo avanti e più vogliamo tante cose. Adesso non voglio filosofeggiare, però vivendo una società dove in un certo senso cerchiamo e reclamiamo di tutto, allo stesso tempo però aumentano anche, no, le difficoltà, le pastoie, le burocrazie, le cose. Allora bisognerebbe, cerchiamo di rendere questi, dato che non vogliamo rinunciare a nulla, cerchiamo di rendere anche tutto ciò in un certo senso più semplice. Allora, quindi sono 74 i punti presenti in tutta la regione, la maggior parte messa a disposizione dai comuni, ma anche appunto da centri dell'università, centri di tutela dei consumatori, dove è possibile appunto accedere. Qui nella biblioteca ne abbiamo proprio uno, che è lì all'ingresso, dove ci sono due operatori. C'è un operatore che proprio è all'interno del progetto, un'operatrice, più c'è la possibilità, come mi sembra, poi correggetemi se sbaglio, mi sembra anche qui a San Benedetto, di poter anche essere affiancate da altre figure, in questo caso del servizio civile, mi sembra di aver capito. Quindi c'è anche questa possibilità di allargare il servizio, le competenze, il trasferimento proprio di competenze digitali anche attraverso altre figure. Quindi io credo che nel tempo possano diventare questi luoghi dei veri e propri punti di riferimento. Quindi immaginiamo nei comuni più grandi come il San Benedetto, che ce ne dovrebbero essere due, ma immaginiamo anche nei comuni più piccoli, io immagino nell'entroterra, no? Nei comuni dove è tutto molto distante, avere un centro, un luogo che diventi un punto di riferimento
per la persona che va, ha bisogno di un servizio, ha bisogno di fare lo speed, ha bisogno di accedere anche ad altre forme. Per esempio, un'altra parte interessante che potrebbe come servizio dare questo, questi centri, questi punti di riferimento, anche per esempio per alcune aziende, la possibilità, ormai tutti i bandi passano attraverso l'iscrizione in determinati siti, quindi anche capirne il funzionamento. Per esempio adesso vi do questa anticipazione a breve, faremo un bando di 2,5 milioni per le famiglie per l'acquisto di diciamo strumenti come mini fotovoltaico, stufe a pellet, dove verranno dati dei contributi addirittura anche al 100% per chi ha un ISEE molto basso, sarà una scala dell'ISEE, no? A seconda dell'ISEE, ovviamente più è basso, più aumenta l'intensità di percentuale di contributo della regione, fino a un massimo di 5.000 euro a famiglia. E le domande dovranno essere presentate attraverso un accesso a un sito, a una gestione di un sito internet della regione. Quindi io immagino che non tutti andranno dal tecnico che potrà farlo, l'installatore ad esempio che lo può fare per conto della famiglia, però non tutti saprebbero come fare, no? Allora magari avere questi punti dove si può andare, si può far spiegare come funziona l'accesso per fare la domanda, io credo che sarebbe un grandissimo passo in avanti, un passo di in avanti di trasparenza, di sostegno, di accesso proprio ai servizi, democratico, importante perché è l'accesso per tutti. Ecco, quindi secondo me è, se utilizzato in un certo modo nel tempo, incrementato anche, cioè staremo dietro a questo progetto perché ha delle potenzialità, veramente delle potenzialità enormi. Quindi ringrazio il Comune di San Benedetto perché non tutti i comuni hanno percepito, diciamo, l'importanza di questo progetto, buona parte, ma devo dire non tutti, e quindi già il fatto che qui abbiamo due centri, insomma, è un passo molto molto importante. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Ma io comincio dai ringraziamenti, ringrazio l'assessore perché con molta sensibilità ha voluto presentare l'inizio di questo progetto, quindi siamo in fase operativa proprio qui nella nostra città e di questo lo ringrazio. Sapete tutti che l'assessore, oltre ad essere sempre, come si dice, sul pezzo, cioè estremamente attivo nel portare avanti e concretizzare le deleghe che gli sono state assegnate, ha la delega allo sviluppo economico. E oggi capite bene come lo sviluppo economico non può prescindere dal parlare, dall'interrogarsi, dall'applicare le nuove tecnologie. Ecco perché oggi siamo qui. E siamo qui, e questo ci tengo a dirlo, in un servizio di eccellenza per la città di San Benedetto del Tronto, e di questo ovviamente ringrazio tutto il personale della biblioteca e in modo particolare il direttore, e cioè la dottoressa Roberta Spinelli, che è sempre molto attiva nel recepire tutte le proposte che si muovono sul territorio tese a dare maggiori servizi. Pensate che nei primi 6 mesi dell'anno questa biblioteca ha avuto 60.000 accessi, quindi sono veramente tanti e di questo andiamo orgogliosi.
Questi due presidi di cui parlava l'assessore Antonini, amo chiamarli presidi anche se è un acronimo iniziale. A me piace molto, assessore, chiamarli presidi perché immediatamente dà l'idea, no, di che cosa so. Il problema è che qualcuno la leggeva presidi. Sì, sì, immagino questa difficoltà, però personalmente no, penso che se uno pensa ai presidi, a parte l'etimo, no, una postazione che sta avanti, ma richiama immediatamente il concetto di aiuto, no? E questo è un soccorso, è un aiuto a molte persone, dai 17 agli 80 anni e perché no anche più, di soccorso per accedere all'uso delle nuove tecnologie. Ne parliamo tanto e però in tutto il mondo ci si interroga sull'accesso alle tecnologie, che non è solo portare la tecnologia nei piccoli borghi, ma l'uso, la comprensione di questa tecnologia, no? Quindi la democraticità della tecnologia. E grazie a questo progetto della Regione Marche, noi nella nostra San Benedetto abbiamo pensato di creare due postazioni, uno sicuramente che sarà molto frequentato qui in biblioteca e sarà aperto, sarà usufruibile per 50 ore alla settimana, sono molte, cioè in pratica copre l'orario della biblioteca, quindi questo significa che ci teniamo molto, e l'altra un po' più piccola presso i nostri musei, nel caso specifico presso il Museo Ittico. Noi cercheremo supportarla e potenziarla di più. Questo significa che la nostra città e in modo particolare i servizi culturali della nostra città ci tengono a creare una sinergia con i nostri cittadini per fare in modo che tutti insieme possiamo crescere non solo nell'accesso alle nuove tecnologie, ma perché no alla frequentazione di servizi culturali come la biblioteca o come i nostri musei. Allora, se ci sono delle domande, c'è la dottoressa Carota, se ci sono domande più tecniche che può rispondere, io dico solamente che i punti sono 74, abbiamo detto, entro il mese di luglio ne saranno attivi 46, nella provincia di Ascoli, oltre San Benedetto, nel mese di luglio verrà attivato un centro, anzi è stato attivato già a Offida, ne verrà attivata una grotta a mare, a Cupra Marittima, è stato già attivato a Cossignano, a Colli del Tronto e a Castel di Lama, poi a Monteprandone. Insomma, beh, comunque è ben rappresentata, devo dire, la provincia di Ascoli. Entro luglio? Mese di luglio? All'università, allora, mese di luglio il punto all'università e poi il prossimo mese ad Ascoli Città come comune. Quindi vabbè, comunque insomma, entro un breve periodo tutti i centri saranno attivi. Mi veniva in mente, mentre in attesa che magari avete qualche curiosità o qualche domanda, questo sportello è aperto 50 ore alla settimana. Io mi piace considerarlo come un nuovo sportello anche della struttura amministrativa, perché non so se vedete le file che ci sono ai pagamenti tari o ai vari accessi, cioè ai vari sportelli
comunali. Ecco, questo è uno sportello supplementare, insomma, no? Per il pagamento tramite pago PA, anche per distinguerlo dai corsi di formazione proprio che se ne fanno tanti anche in regione. Cioè, mi piace pensare che questo è un nuovo sportello del comune, grazie alla regione, per i servizi del comune. Intanto, come vedete nella locandina, potrete vedere a questo indirizzo https://bussoladigitale.regione.marche.it lo stato d'avanzamento in tempo reale dei vari centri. Quindi lì troverete sia indicazioni delle sedi aperte, gli orari dello sportello, ma soprattutto in modo dinamico i centri che via via sono aperti. Non so poi se nel frattempo riusciamo oppure no a vederlo il sito. Volevo ringraziare la società FastWeb che tramite una convenzione Consip ci ha aiutato nella selezione per individuare questi facilitatori digitali. Non è stato semplice perché in un momento in cui c'è grande richiesta in questo settore non era facile trovare le persone giuste, ma siamo molto soddisfatti, diciamo, di questa selezione. Poi mi sembra giusto citare Andrea Sergiacomi, che è con noi qui oggi, che è il responsabile del progetto ed è la persona a quale fanno riferimento tutti i comuni, al quale potete rivolgersi, oltre a me e sicuramente alla struttura, per avere ulteriori dettagli sul progetto. Comunque quell'indirizzo, adesso abbiamo visto anche la pagina, proprio in tempo reale abbiamo voluto fornire tutte le varie indicazioni sull'orario di apertura. Poi cito solo un'altra cosa perché la ritengo importante, che organizzeremo in base all'input che ci verrà dato comune per comune anche proprio dei momenti formativi e abbiamo chiesto che i nostri facilitatori fossero disponibili anche in orario, diciamo, non magari canonico, verso, diciamo, le ore in cui dopo il lavoro è più facile seguire alcuni corsi, proprio per consentire alle persone che lavorano di seguire dei corsi su alcune tematiche specifiche. E inoltre si può richiedere, sicuramente abbiamo avuto dei centri fisici ai quali rivolgersi e quindi dei punti presidiati, ma per chi non può spostarsi può richiedere un appuntamento e quindi essere supportato anche da remoto. Quindi anche persone che hanno magari difficoltà nello spostarsi anche per problemi di diverso personale, di disabilità, possono comunque essere supportati e quindi abbiamo voluto che il divario digitale fosse ridotto, diciamo, in ogni modo. Non so se ci sono delle domande, altrimenti... Tutto chiaro? Tutto chiaro? Per il momento sì. Benissimo. Allora, buona navigazione a tutti. Beh, ops.